Nel giubileo dove celebriamo i 150 anni della nascita di Santa Teresa del Bambino Gesù, vogliamo conoscere di più questa figura così importante, dottore della Chiesa, patrona delle missioni. Maria Francesca Teresa Martà nacque ad Alençon nel 1873. È l'ultima dei 9 figli di Luigi e Zelia Martà. Questa famiglia numerosa ha sofferto anche il lutto di 4 figli ancora nel periodo dell'infanzia. Dopo la morte di Zelia, quando Teresa aveva poco più di 4 anni, Luigi si trasferisce con le figlie alla città di Lisieux, dove avevano anche altri parenti. Lì, insieme alle figlie, vive momenti di spiritualità, dove le ragazze possono crescere insieme anche a tanta fede e a tanta spiritualità. Vicino alla casa della famiglia, il Carmelo di Lisieux, delle monache carmelitane scalze, che accolse dopo 4 delle 5 figlie che si tornarono religiose, 4 carmelitane e una visitandina in Caen. Teresa entra nel Carmelo con l'età di 15 anni dopo avere un permesso speciale da parte dei superiori e del Santo Padre. L'infanzia di Teresa è stata anche provata dalla perdita della madre, e anche dopo per la perdita di Paolina, la sua sorella che Teresa aveva scelto come madre dopo la morte della sua mamma. Paolina, entrando nel Carmelo, lascia Teresa da sola e questa si sente veramente abbandonata e entra in una grande malattia spirituale e forse anche a motivo della sua fragilità psicologica e emozionale. Teresa proprio dice che aveva una personalità insopportabile in quel periodo. Quindi questa malattia che durerà settimane la lascia senza i suoi sensi, aveva febbri, tremori e aveva perso un po' la ragione. Le sorelle, supplicando alla Vergine Maria la guarigione della piccola bambina della famiglia Martà, portano nella stanza di Teresa la statua della Vergine Maria, la statua della Madonna delle Vittorie, e così, pregando alla Vergine Santissima, Teresa ha visto la Madonna che sorrideva a lei. Da quel momento in poi, il suo spirito, come dice Teresa, si sviluppò. È stata guarita da quella malattia e davanti alla Vergine Maria dirà che sarà lei la sua madre per sempre. Teresa avrà sempre una devozione molto forte e molto grande alla Vergine Maria. Si consacrerà anche lei dopo nel Carmelo di Lisieux nell'ordine della Vergine del Carmelo.